Buon e benvenuti a questa ottava puntata di Eco Salute, una rubrica dell'Eco dello Ionio interamente dedicata al mondo del benessere e ai suoi protagonisti. Oggi parleremo di stress. Siamo tutti sull'orlo di una crisi di nervi? Forse. Sicuramente, almeno una volta nella vita, vi siete sentiti sotto pressione e avete magari detto: Sono stressato cercheremo oggi di parlare di quelli che sono appunto uh, uh, i metodi per evitare di arrivare ad essere stressati prevenire in qualche modo lo stress anche perché secondo alcuni studi dell'università della california lo stress incide e uh, influenza fortemente quelle che sono le decisioni delle persone e addirittura secondo sempre questo studio uh, quando una persona è sotto stress nel decidere e valutare i rischi e i vantaggi Vantaggi di una decisione, eh, è portato a vedere positivamente quelli che sono i vantaggi e a sminuire quelli che sono invece i rischi. Paradossalmente sembra strano, ma invece è così. Infatti, si parla addirittura di ottimismo incosciente dello stressato. Questa piccola curiosità l'ho letta su una rivista scientifica Mente e Cervello. Questo era per introdurvi un attimo a quello che è l'argomento della trasmissione. Vediamo se eh, nella prima parte della trasmissione ne parleremo con una psicologa e psicoterapeuta. Nella seconda parte invece parleremo di stress con un insegnante di yoga. Passo subito con il presentarvi la nostra prima ospite, la dottoressa Patrizia Romio, laureata in psicologia clinica e di comunità all'Università di Roma La Sapienza, specializzata in psicoterapia cognitivo comportamentale presso l'Istituto Skinner di Napoli, lavora come libero professionista occupandosi prevalentemente di disturbi d'ansia, attacchi di panico e fobie nell'infanzia, nell'adolescenza e nell'età adulta. Buon pomeriggio, dottoressa Lomio, e grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a voi. E le pongo subito la prima domanda, abbiamo detto che oggi parleremo di stress. Quali sono i campanelli d'allarme che ci permettono di capire che siamo stressati e come gestire al meglio questa tensione prima che sfoci in patologia? Allora, innanzitutto spieghiamo cos'è lo stress, perché quando ci sono delle sollecitazioni, delle richieste interne o esterne che sono troppo intense o durano troppo a lungo, eh, l'organismo eh, mette in atto delle, delle difese e quindi cosa succede? Eh, queste conseguenze negative creano una situazione di stress, soprattutto se non riesce a fronteggiarle. Eh, questo stress nocivo eh, porta a sviluppare eh, alcuni segnali che arrivano innanzitutto dal nostro corpo con sintomatologie specifiche. Allora ci sono dei sintomi di tipo fisico che si manifestano con mal di testa, dolori alla schiena, contratture muscolari, sudorazione delle mani, agitazione, stanchezza. Una sintomatologia di tipo comportamentale che può portare ad atteggiamenti tipo di eh, critici verso gli altri, atteggiamenti di prepotenza, di grignazione dei denti, difficoltà a portare a termine i compiti, sintomi di tipo emozionale e quindi tensione, aumento della rabbia o esplosioni improvvise di rabbia, che manifestazioni che prima non erano presenti. E infelicità e, e sintomi di tipo cognitivo, quindi la mh, difficoltà a pensare, a prendere decisioni, a portare a termine un compito. E, gli interventi efficaci in caso di stress sono eh, interventi e eh, tecniche di rilassamento eh, che eh, aiutano ad, ad abbassare il livello di cortisolo che, si che, si, che aumenta normalmente come reazione dell'organismo in caso di situazioni particolarmente stressanti e che crea danni a livello fisico all'organismo e poi mirano anche a controllare le risposte fisiologiche dell'organismo e a far sì che l'individuo possa utilizzarle a suo vantaggio. E poi c'è la psicoterapia che eh, permette di acquisire nuove metodologie per fronteggiare le situazioni d'ansia. A acquisire maggiore autostima, maggiore mh, competenza nell'affrontare le situazioni eh, di stress, e inoltre eh, permette anche di evitare: eh, essere comunque capaci di fronteggiare la situazione di stress, permette di evitare eh, di, la situazione in cui si ricorre immediatamente all'uso di farmaci. Ok, quindi abbiamo in qualche modo riassunto quelli che possono essere i campanelli d'allarme, ma è possibile sì. in qualche modo prevenire lo stress e come eventualmente? Allora, eh, lo stress eh, si, eh, si può eh, prevenire, eh, diciamo, non possiamo cambiare la società moderna, non possiamo cambiare nemmeno le persone, però si può eh, fare un lavoro su se stessi per cambiare le abilità per far fronte allo stress. Allora, innanzitutto si può provare a fare dell'attività fisica, eh, trovare del tempo, perché eh, l'attività fisica eh, stimola la eh, produzione di endorfine che migliorano anche il tono dell'umore. Poi eh, si può provare del tempo per fare ciò che ci piace, non per fare soltanto le cose che dobbiamo fare esternare quelle che sono le nostre emozioni, eh, comunicare anche in modo assertivo, quindi eh, riuscire a dire no se una cosa non la vogliamo fare, imparare a delegare o a chiedere aiuto quando le richieste sono eccessive, eh, controllare anche l'alimentazione perché un, un corpo che sta bene riesce a fronteggiare maggiormente lo stress e poi ricorrere alle tecniche di meditazione e rilassamento nella vita può essere sempre un elemento in più per aiutare a fronteggiare le situazioni particolarmente stressanti stressanti ok di questo ne parleremo nella seconda parte appunto con un insegnante di yoga che vi dà un po di darci dei consigli in merito e per quanto riguarda invece la, la... Il fattore stress che incide su altre patologie, nel senso come in, eh, alcune patologie possono essere in qualche modo influenzate in maniera negativa dallo stress. È effettivamente reale questo o è solo una percezione che abbiamo, ad esempio quando diciamo che siamo stressati e abbiamo un po' di mal di stomaco piuttosto che mal di testa o altro? No, lo stress incide eh, in diverse patologie e a livello di diversi apparati del, dell'organismo. C'è da dire che anche i disturbi ps psicologici sono influenzati fortemente dallo stress, perché ci sono alcuni disturbi, come gli attacchi di panico, i disturbi sessuali, i disturbi del sonno, eh, che sono eh, correlati anche ad eventi particolarmente stressanti. C'è il disturbo post-traumatico da stress, il burnout, che in questo periodo è riconosciuto anche alle mh, professioni sanitarie. Eh, a livello muscolare anche il mal di testa, la tensione muscolare, il tremolio oculare, mh, sono tutte quel dolore che la cervicalgia, che è quel dolore che viene a livello cervicale che molti lamentano nella società odierna, eh, dove hai quella sensazione di pesantezza e di contrazione a livello della zona cervicale, sono tutte eh, correlate in qualche modo allo stress. Anche le manifestazioni della pelle, eh, la dermatite, l'orticaria, eh, l'herpes, la la tendenza a mangiare le unghie sono tutte reazioni comunque correlate allo stress. I disturbi intestinali, le gastriti, i coliti sono tutti disturbi che spesso sentiamo in situazioni particolarmente difficili. Eh, disturbi dell'alimentazione, quindi un'alimentazione di tipo compulsivo o l'anoressia nervosa. E quindi, entro questo range ci sono diversi disturbi mentali che possono essere eh, disturbi alimentari alimentari che possono essere attribuiti allo stress. Anche alcuni problemi legati a, ai denti possono essere legati allo stress, quindi digrignare i denti danneggia il malto de, che, che ricopre i denti o mh, le carie possono essere correlate allo stress. Problemi cardiaci come tachicardia, eh, ipertensione e problemi psicosomatici come asma bronchiale, tosse nervosa Fibromialgia e alopecia psicogena sono tutte patologie correlate allo stress, quindi, quindi. a diverse manifestazioni nell'organismo. In qualche modo possiamo dire che risolvere almeno i problemi legati allo stress aiuta anche diversi altri problemi legati a diverse altre patologie, in qualche modo. Certo, sì. Le pongo sì, un'ultima sì. domanda prima di salutarla. Eh, lei ha parlato poco fa anche dei medici, degli infermieri, della situazione che stiamo vivendo e che quindi hanno un carico di stress maggiore. Ma al di là delle categorie appunto di medici e di infermieri... Di ambito sanitario tutti stiamo vivendo una situazione particolare. Lei ha dei consigli per gestire lo stress, eh, appunto, al giorno d'oggi in questa pandemia che è in corso, appunto? Allora, per far fronte ad eventi particolarmente neg negativi, eh, noi abbiamo la resilienza, che è la capacità di affrontare gli eventi drammatici o difficili in modo positivo. Eh, quindi eh, questa può essere potenziata in ognuno di noi, eh, affrontando qualsiasi situazione con un atteggiamento costruttivo, ossia organizzandosi e restando sensibili e aperti a quelle che sono le opportunità che ci, eh, si, ci si presentano nel corso della vita. Quindi, ad esempio, in questa situazione di pandemia in cui siamo costretti a rimanere a casa, eh, vedere la propria casa non come una prigione ma come un rifugio può essere un atteggiamento positivo, o vedere il tempo che trascorre che non riusciamo eh, a fare magari tutte le cose che eravamo abituati a fare come tempo ritrovato e non come tempo perso. Cioè riscoprire quelle che sono le proprie risorse, riorganizzare i propri tempi e i propri spazi, cioè dare dignità a qualsiasi cosa. A qualsiasi aspetto della vita, riscoprire il piacere della pausa del caffè, ris, eh, riscoprire il rito della colazione, il rito della lettura del libro, dell'ascoltare musica, sono tutti ele elementi che possono contribuire a migliorare e a vedere la situazione in, eh, con occhi diversi. Questo particolare momento, comunque, eh, ognuna di queste attività in questo momento può acquistare dignità e, e allo stesso tempo eh, essere potenziata ed essere vista sotto un'altra luce. Eh, e poi l'aspetto importante è eh, ritrovare se stessi e quindi entrare in contatto col proprio corpo e, e, e imparare a gestire e a riconoscere i segnali che ci manda. Quindi se non possiamo cambiare la situazione, cambiamo almeno il nostro punto di vista, il modo di affrontare la situazione stessa. Vabbè. Certo, eh, io la ringrazio per essere stata qui con noi e per averci dato questi preziosi consigli. Grazie a voi per avermi invitato e buona serata a tutti. Una buona serata, dottoressa. Dopo aver salutato la dottoressa Romeo, passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione. Come vi avevo anticipato, in questa seconda parte come ospite avremo un insegnante di yoga. Questo perché, come ha anticipato appunto la dottoressa Romeo, eh, l'attività fisica ci permette eh, di eh, produrre eh, nel corpo delle endorfine che garantiscono appunto il benessere psicofisico delle persone. Però alcuni tipi di sport sembrano essere più indicati rispetto ad altri. E e adesso vi presento la nostra seconda ospite, Arianna D'Agostino, insegnante certificata di Ada Yoga presso la scuola OM Yoga International in India nel 2018, nelle città di Puri e Rishikesh. Assistente di yoga con il maestro Advaita Chandra Das, ha tenuto classi di yoga in eventi e associazioni in Calabria, come Amicamenti a Reggio Calabria, la Fattoria Urbana a Catona e la Gioia di Sé di Cinque Fondi. E pra ehm, pratica lo yoga che promuove e incentra su posizioni semplici che migliorano e recuperano le condizioni del corpo soggetto allo stress della vita quotidiana, ma anche e soprattutto verso la consapevolezza personale attraverso esercizi di respirazione e meditazione. Buon pomeriggio, mi sente? Allora, eh, mentre cerchiamo di recuperare l'audio della nostra insegnante di yoga vediamo un attimo di pensare a quello che sarà appunto l'argomento della trasmissione perché parleremo di yoga cercheremo di capire prima di tutto che cosa caratterizza questa disciplina e poi come questa disciplina può aiutarci per quanto riguarda l'affrontare lo stress come diceva la dottoressa Romio nella prima parte abbiamo appunto bisogno di canalizzare quelle che sono le nostre forze i nostri pensieri e tutta la nostra uh, attività in qualcosa di positivo piuttosto che qualcosa di negativo, poiché non possiamo cambiare la realtà, ma possiamo cambiare il modo e l'approccio alla realtà stessa. Di questo cercheremo di parlare con la nostra seconda ospite, e. Mentre cerchiamo di riprendere un attimo quello che è il collegamento con la maestra di yoga, alla quale chiederemo anche quali possono essere le caratteristiche di questo sport e come questo sport può aiutarci a gestire lo stress, anche perché solitamente quando pensiamo allo yoga pensiamo al relax, pensiamo alla capacità di meditare, eh, alla capacità di compiere del, una introspezione piuttosto che altro, quindi in realtà quale sport più indicato dello yoga ci può essere per cercare in qualche modo di gestire lo stress. Lo stress può essere legato a una tensione uh, di tipo lavorativa piuttosto che appunto rispetto alla situazione attuale che stiamo vivendo. Come dicevamo con uh, la dottoressa Romio c'è una situazione particolare, questa pandemica che ci ha portato a rivedere le nostre priorità, i nostri spazi e in qualche modo ci ha portato anche a ad avere dei limiti, eh, del, dei divieti rispetto a prima, non possiamo fare più determinate cose, ci, sendiamo, sì, ci sentiamo vincolati e questo può generare ulteriore stress. Abbiamo parlato in precedenti puntate anche di quella che è l'ansia e la depressione da Covid. Se volete, potete rivedere le puntate di Eco Salute sul nostro sito www.ecodelloionio.it nella sezione video. Lì troverete non solo le puntate di Eco salute, ma anche quelle dell'eco dell in diretta, della trasmissione Eco in diretta e della trasmissione Il caffè dell'eco. Allora ehm, vediamo un attimo se il collegamento con la nostra ospite eh, è pronto. Buon pomeriggio, eh, mi sente? Pronto? No. Ok. In questo momento ancora non, non abbiamo un collegamento audio con la nostra insegnante di yoga. Vediamo un attimo di risolvere questo piccolo problema tecnico. Nel frattempo vi dicevo abbiamo trattato diversi altri argomenti all'interno di questa nostra trasmissione. Abbiamo parlato anche di quello che eh, può essere il problema delle apnee notturne, eh, sicuramente eh, legate anche a un fattore di stress. Eh, piuttosto che in un'altra puntata abbiamo parlato di diabete e di trigliceridi e molti altri argomenti di inerenti alla salute, se volete potete commentare sotto questo video indicando un possibile argomento da trattare nelle prossime puntate e magari potremo prendere in considerazione proprio il vostro commento, l'argomento deve essere sempre comunque collegato a quello che è l'ambito del benessere e della salute, perché in questa trasmissione vogliamo dare dei consigli, eh, trasmettere positività e cercare in qualche modo di parlare sì di patologie, di malattie, ma di mostrare le cure, che esistono le cure e che esiste la possibilità di venirne fuori. Non per un cieco ottimismo, ma appunto perché invitiamo dei professionisti che ci mostrano eh, che esistono delle, delle tecniche, delle medicine piuttosto che dei percorsi terapeutici che ci possono eh, in qualche modo aiutare. Vediamo di recuperare il collegamento con la nostra ospite. Eh, buon pomeriggio, Arianna. Mi Buonasera, adesso ti sento. Ok, perfetto, riusciamo a sentirla anche noi. Allora, siamo... Beh, ce l'abbiamo fatta. Sì. <ride> Grazie per aver accettato il nostro invito, innanzitutto. Grazie allora, ehm, dicevamo che lo yoga può aiutare in situazioni di stress. Ma eh, cosa caratterizza la disciplina dello yoga? Ci presenti in breve che cos'è lo yoga. Lo yoga è una disciplina antichissima che nasce in India e diciamo che per capire che cos'è che la caratterizza basta capire qual è il significato della parola. Yoga infatti deriva dal sanscrito, che è la lingua antica indiana, e significa uh, unione. E appunto lo yoga lavora sull'unione di tre elementi principali, che sono il corpo, la mente e lo spirito o il divino, in base alle proprie insomma, credenze. Cosa fa appunto lo yoga? Lavora sul corpo uh, utilizzando le posture e gli esercizi. Fondamentalmente, in maniera breve, possiamo dire che lo yoga rende il nostro corpo flessibile e forte. O giovane. E poi lavora sulla mente in tantissimi modi, a partire dalla concentrazione, perché quando pratichi yoga devi essere eh, molto concentrato su quello che stai facendo, quindi essere nel concetto del qui e ora. Non puoi pensare a fare la spesa a tutti gli impegni quotidiani, ma devi veramente concentrarti nella pratica. Poi la respirazione, quindi si entra ancora in contatto con se stessi. E invece lavora sullo spirito, l'anima, come, come ognuno di noi preferisce chiamarla, nel senso che lo yoga si basa anche su dei principi etici. Quindi, più che uno sport o una disciplina è proprio uno stile di vita. E basti pensare ai due principi fondamentali che vengono chiamati Nama e Nyama. Questi principi sono principi di virtù, quindi sincerità, onestà, rettitudine, gentilezza, tutte cose che rendono ovviamente un individuo una bella persona, insomma. Quindi ecco, lo Yoga lavora su tutti questi aspetti in maniera approfondita. Ok, e quindi abbiamo visto che comunque non è semplicemente uno sport, ma è molto di più però come lo sport eh, contribuisce a, a rilasciare endorfine e in qualche modo queste eh, servono appunto per aiutare il corpo eh, in situazioni di stress. Invece la caratteristica dello yoga rispetto alle altre discipline, eh, sull'influenza che ha sullo stress, come aiuta lo yoga a gestire situazioni stressanti? Infatti prima con la psicologa avete definito cos'è stress, quindi questo accumulo di stimoli eccessivi per l'individuo da sopportare, magari sociali o lavorativi, familiari, insomma in qualsiasi situazione. E appunto lo yoga aiuta il corpo nel rilassamento e allungamento. Allora, si è interrotto un attimo il collegamento. Cerchiamo di riprendere subito. Allora, eh, mi scusi, si è interrotto un attimo il collegamento. Se può riprendere il concetto di come lo yoga aiuta a gestire lo stress. Sì, assolutamente. Dicevo che prima con la psicologa abbiamo definito cos'è lo stress e lo yoga aiuta il corpo dal punto di vista dell'allungamento e del rilassamento del muscolo. Andiamo sulla pratica, così ci capiamo perché è una cosa che succede praticamente a tutti. Pensiamo alle tensioni. Spesso le tensioni si accumulano sul corpo e i punti sensibili di questo sono le spalle, la cervicale, la schiena e anche il bacino, che rimangono praticamente contratti. Sarà capitato a molti di noi, soprattutto in questo periodo di COVID, e quindi di molto utilizzo del, del computer, magari di avere una postura scorretta. Magari le spalle molto alte, e questo è un tipo di contrazione che può capitare anche a livello sociale in un momento in cui siamo in imbarazzo, in difficoltà, e quindi questa tensione si accumula. Lo yoga ci insegna attraverso le posture, magari a ruotare le spalle, a tenere la schiena ben dritta. Infatti c'è un modo di dire come si dice affrontare la vita di petto, che cosa vuol dire? Significa proprio aprirsi, magari aprire le braccia al prossimo, essere fiduciosi, essere sicuri di se stessi. E questa è un po' la psicosomatica, perché il corpo va insieme all'emozione e tutto si, si traduce poi nel modo in cui noi ci muoviamo. Quindi lo yoga ci ricorda di aprire il petto, di stare dritti con la schiena e ci aiuta in questo senso. E invece nella parte emotiva mentale... Eh, anche prima la psicologa citava gli esercizi di respirazione. Eh, basti pensare, non lo so, magari abbiamo un esame e tratteniamo il respiro, ci rendiamo conto solo alla fine dell'esame, diciamo, Ah, finalmente è finita! Oppure siamo arrabbiati e il nostro respiro è alterato. Ecco, lo yoga è un momento per sentire, imparare a sentire il nostro respiro e a gestirlo. La respirazione nello yoga è quasi sempre una respirazione che si fa con il naso ed è una respirazione diaframmatica, ciò cioè ci permette di avere un respiro lento e profondo e quindi poi di gestire le nostre emozioni nel momento dello stress. Ok, quindi eh, un vero e proprio stile di vita, un vero e proprio modo di affrontare il mondo. Eh, in questo particolare momento ci ritroviamo molti di noi appunto in casa. È possibile eh, fare yoga in casa? Eh, se c'è bisogno di qualche attrezzo particolare, se può dare qualche consiglio nel senso se c'è bisogno comunque eh, di essere guidati eh, in, eh, appunto durante una lezione di yoga. Se può dare qualche consiglio a chi ci sta seguendo. Sì, assolutamente. Fare yoga a casa è possibile. Io stessa ho iniziato anni fa così. Quello che consiglio è sicuramente di leggere e di osservare molto bene. Approcciamoci sempre alle eh, posture più semplici, cercando sempre di non strafare, ma rispettando i nostri limiti. E qua ritorniamo all'ascolto di se stessi e del proprio corpo. Non dobbiamo mai eh, arrivare al, al dolore, ma solo all'allungamento dei muscoli. Possiamo assolutamente provare da casa. Questo è un periodo in cui lo yoga è molto, molto popolare. Quindi in realtà si trovano tantissime classi gratuite, aperte e anche online. Quindi comunque una prova con, uh, con un insegnante io la consiglio sempre, perché l'insegnante ci vede da fuori e fa bene un po'. Come gestire il nostro allineamento e tutte queste parti, però assolutamente si può fare a casa. E sicuramente un corpo sano è molto più tranquillo nel realizzare queste cose. Per chi invece ha delle patologie particolari, consiglio sempre di parlare o con un medico o con un maestro, perché esiste anche lo yoga terapeutico. Quindi, delle posizioni che coinvolgono magari persone che hanno problemi alla schiena o al ginocchio, bisogna andare cauti e sapere quali realizzare. E poi questo a livello fisico, ma anche a livello, eh, magari anche per chi soffre di stati depressivi. Ci sono posizioni che sono più consigliate, come ad esempio tutte le posizioni di apertura, e invece posizioni che è meglio evitare. Quindi è un, è un grande aiuto, e questo è bene saperlo per chi eh, non inizia insomma la pratica con un corpo completamente sano. Non è necessaria nessuna attrezzatura. Eh, in questo momento si vendono molte cose relative allo yoga, però possiamo fare esattamente come era tradizione in India, basta un tappeto a casa qualsiasi, che sia morbido magari, e aiutarsi con un cuscino. Quindi magari il consiglio che voglio dare è che basta veramente poco, di approcciarsi a questa cosa senza pregiudizi, perché ancora c'è qualche pregiudizio su, su questa disciplina che viene dall'Oriente. E quindi bastano anche 10-15 minuti, tre volte la settimana e, e già si inizia a, a vedere un cambiamento nel proprio corpo. Io ricordo già le allieve più grandi quando mi dicevano oh riesco a sedermi a terra. Piano piano si arriva a entrare comodamente in tutto. Quindi tanta pazienza e il consiglio più grande che do è di regalarsi questo momento per se stessi e di ascoltarsi. Un momento solo per voi, insomma. Okay. E io vedendo il suo sorriso mi fido perché appunto è molto solare, molto distesa, quindi speriamo che lo yoga ci aiuti ad avere questo approccio positivo alla vita. La ringrazio per essere stata qui con noi. Grazie a voi. buonasera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io vi aspetto giovedì prossimo, sempre qui in diretta sulla pagina del, dell'Eco dello Ionio dalle 17.30 in poi e vi, vi auguro un buon fine settimana. A presto!